nessun ferito? No, però non ci sono feriti, anzi grazie ai ragazzi di Montevarchi e di Arezzo è stato circoscritto l'incendio, anche se è un incendio che di materiale è abbastanza noioso da trattare perché sono materiali plastici. È l'ispettore Roberto Tommasini del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Arezzo a complimentarsi con i suoi uomini, 3 squadre da Arezzo e 1 da Montevarchi, che hanno evitato il peggio in seguito ad un incendio che ha mandato in fumo un intero capannone e tutto ciò che vi era al suo interno, prevalentemente vasi di plastica. Siamo nella zona di campagna dietro Levanella, comune di Montevarchi. Alle 14.30 circa una colonna di fumo si è alzata dal capannone di pertinenza dell'azienda ortofloro-vivaistica Livi, una delle più grandi del Valdarno Aretino. Il capannone si trova fra l'abitato di Levanella e il Ponte Leonardo, adiacente un'azienda con copertura in Eternit e nelle immediate vicinanze alcune abitazioni. Il pericolo c'era, certo, i ragazzi hanno limitato i danni a quello che erano i rifiuti e le frasche e quello che era nei dintorni, insomma. Le fiamme sono state domate nel giro di un'ora grazie al lavoro dei vigili del fuoco che poi hanno avviato la bonifica della zona. Sul posto anche i carabinieri, sulle cause del rogo sono in corso le indagini. Adesso finiamo di raffreddare il luogo, poi continueremo e faremo un'indagine sulle eventuali cause. Allora.